in questo episodio. E allora andiamo, signori, siamo carichi oggi, siamo carichissimi. La Madonna! Ragazzi, io vi pesto e vi distruggo. What do you want, man? Acci l'erbolina. È un attimo. Madonna, se ti prendo, ti stacco le orecchie. Eccoci qui, capitolo 6.3, tette e bastoni, signori. Allora ragazzi, come sono andate queste feste? Bah, decisamente abbiamo mangiato tanti panettoni. Ah, coglioni questo. Abbiamo mangiato tanti panettoni. Domani sarà la Befana, quindi per quanto caricherò il video e voi vedrete il video, non sarà più la Befana, sarà ormai passata. Oh mio Dio, raga, questi sono cazzutissimi. Allora, che mi raccontate di bello? Niente, non mi raccontate niente, quindi vi racconto qualcosina io. Che è successo, cosa non è successo? Niente, qui su Wagna abbiamo, come avete visto nell'ultima settimana, abbiamo solamente caricato dei video di reupload attinenti appunto a Mob of the Dead, giusto per ricaricare i video più belli che ci hanno segnalato. E abbiamo appunto deciso di ricaricarli per farveli vedere. Ah, attenzione, un'altra cinematica. Siamo qui, ricordo per chi non mi avesse seguito nelle Charlotte, puntate precedenti. Lei era davvero la mia metà migliore. Mi impediva di mettere in pratica le mie idee più strampalate. Lucas, mi dispiace di averti trascinato nei guai. Sì, anche a me. Non è vero? È contentissimo lui? Da quanto tempo è scomparsa? Ormai saranno circa 20 anni. Molto prima della tua nascita. Ma chi è lei? L'ho conosciuta quando progettammo un'auto insieme. Era il perfetto connubio tra bellezza e potenza. Guarda il doc che... Prima che l'auto fosse finita, eravamo già innamorati. E in realtà la sfera di Nacl l'abbiamo scoperta insieme. Io raccoglievo reperti nelle caverne da tanti anni per scoprire tutto ciò che potevo sulle loro origini. E un giorno in cui Charlotte era con me, facemmo una scoperta formidabile. Capito, Charlotte? Pochi minuti dopo, la terra tremò. Era uno Dai. Di quei terremoti che si verificano di tanto in tanto. No, Charlotte! No! E lei precipitò nel vuoto. La cercai per settimane e settimane. Ma si scopre, ragazzi, che lei, la Charlotte, è viva! Non è vero. No, sicuramente è viva, non dai. Non c'è mai stata un'altra dopo di lei. Io che è viva. Come avrei potuto? Lei era bella, intelligente. E te eri brutto. Tanto brutto. Sai, io non ne ho mai parlato. Perché non voglio che si pensi che io sia impazzito. Ma... Però, se penso ai suoi lavori, come quell'auto, e se penso alle armi dei goblin e ai loro carri, beh, lei... lo so che è assurdo. È stata catturata da Victor. Ci sono delle somiglianze. Beh, se lo dici tu, ci credo, ma come mai? Dai, ragazzi, l'abbiamo scoperto, dai. Lei sicuramente è stata catturata da Victor e costruisce... per Victor tutto quello che Victor gli chiede. Dai, scontatissimo, è stata fatta prigioniera. E quanto ci vuole? Cos'è sta roba? E allora andiamo, signori, siamo carichi oggi, siamo carichissimi. Oh, hai rotto il cazzo, lo capisci? Allora, qui che cosa abbiamo di bello? Niente. Allora, vi dicevo, raga, dobbiamo semplicemente, come siamo rimasti nei capitoli precedenti, cercare di andare a rompere le scatoline a Victor. Che porca di quella zozza, che a quanto pare sembra aver catturato la nostra amatissima Charlotte, la mogliettina di Doc. Andiamo avanti sempre con l'aiuto di Nack. Raga, questo è il capitolo 11, capitolo 6.3, episodio 11.
E andiamo subito, parliamo un po' così come si fa. Aio! Allora, questo ragazzi è un figaccione, proprio un figaccione. Ma quante sei figaccioni te, eh? Quante sei? Aio! E quante sei figaccioni, eh? Mamma mia ragazzi, guardate che voi, madonna, oh no, madonna, cosa schiva tutto, schiva tutto. E questo ragazzi l'ho scoperto. Ah, altra importantissima novità. Praticamente grazie al mio amatissimo Pippone Titanium ho scoperto che questi cavoli di pezzi possono, ecco vedete, possono essere scambiati. Adesso un attimo, perché Titanium mi ha accennato questa possibilità. Se trovate dei pezzi potete scambiarli. Allora, rarità, Titanium, ultima partita 2 ore fa, con altri pezzi che i vostri compagni hanno trovato, quindi nelle partite precedenti. Vediamo un attimo. Allora, se io voglio, ci saranno altre parole, prendo questo. Solo che io posso solamente sostituire il pezzo che ho preso. Siccome ho preso un pezzo molto più, ah no, a parte il trasformatore, questo è più. Però queste me ne mancano due, me ne manca uno, quindi lascio questo. Sì. Tu, 3 su 3! Ragazzi, abbiamo sbloccato il rileva reperti e con questo praticamente avremo una qualche segnalazione, una notifica se ci troviamo in prossimità di qualche reperto. Adesso voglio subito utilizzarlo, non so come si utilizzi. Sinceramente, un attimo, proviamo. Collezione, gadget. Questo me lo fai usare però, eh? Equipaggio. Mamma mia. Mamma mia. Sì, ma dove lo vedo? Mamma mia ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E vi dicevo praticamente la figata che c'è la possibilità di scaricare un'applicazione. Eccolo. Bello. L'avete visto? Eccolo qua. Il colore rosso, quel quadratino che compare ogni tanto quando siamo in prossimità dei reperti. E praticamente vi dicevo, c'è questa applicazione. La Madonna. Un attimo, facciamo un giro di. Arrampicata veloce. No, raga, sto gioco mi stupisce sempre di più. Come si fa? Vi dicevo, c'era questa applicazione chiamata Knack Quest, con cui è possibile giocare a una specie di Candy Crush. Candy Crush è una brutta copia di Candy Crush, molto simpatica, perché avremo modo di sbloccare dei pezzi, nuovi pezzi, sempre che fanno parte del gioco, ma sono importanti perché ci aiutano a proseguire nella storia e diciamo. Oh, che cazzo è successo? Ci aiutano più velocemente a recuperare i pezzi. Ovviamente non ci danno, abbiamo sbloccato un altro trofeo, non ci danno tutti i pezzi, ma ce ne danno alcuni che potremo comunque trovare giocando a NAC anche senza l'applicazione. È semplicemente un aiuto in più che abbiamo, che appunto l'applicazione ci dà per ricevere molti più pezzi di quelli che troveremo facendo il singolo nella campagna di NAC. Quindi una volta che avrete finito la campagna potrete sempre rigiocarla per ottenere nuovi pezzi. Però con l'applicazione avrete modo di recuperare molti più pezzi e quindi sarà molto più facile collezionarli tutti. Allora andiamo avanti. Ragazzi, siamo cazzutissimi. Guarda che roba. Chi è? Sì, Knack, bisogna che ti sbrighi, che qui prendiamo. Eccolo! Mitch! Grande Mitch di Baywatch! È lui! Sì. Gli ha detto praticamente vieni qua e schiantati qua sulla palla. Al resto ci penso io. Vai, Mitch! Allora, raga, siamo arrivati un altro piccolissimo. Cosa l'ho volato di qua? L'ho buttato, l'ho lanciato di sotto, fantastico. Andiamo avanti. No, intanto non mi fai niente. Che super cazzotto. Allora, amici, ci vogliamo muovere. Comunque, i rileva segreti è una roba grossa, ma grossa, grossa. E lo lancio ancora di sotto. Ma vedete che figata che ha sto knack. E pensate che sbloccando altri pezzi della collezione potremo trovare anche. Quindi anche con giocando con l'applicazione di Knack Quest
potremo sbloccare nuovi rubini, rubini che poi ci serviranno per cambiare la struttura di Nak in qualcosa di più cattivo. Quindi voi vedete adesso il mio Knack legnoso, ma potrete vedere anche molti altri tipi di Knack, che poi vi svelerò più in là, quando... Vai in giro nell'oscurità. Qualcuno rischia di farsi male. Ma vecchio! Ma per favore! Che roba, Coppo! Oh! Mi ha detto... Mi siedo un attimo sopra di te! Ah! Ah! Dai, sarò anche piccola, ma sono più veloce di te. Ma sta zio. No, sei solo arrivata dove volevo io. Oh, se... Chi è il prossimo? Che cazzate. Ok, ragazzi, dopo di questa spengo e non ci vediamo più, perché questa è stata grossa di cazzata. Oh, ma lo vedete che non mi fanno niente quanto sono cattivo? Ma lo vedete? Cioè, non mi fanno niente. No, ecco, adesso mi cominciano a far male. Oh, lui con lo scudo? Sì. Ma per favore. Ragazzi, io vi pesto e vi distruggo. Va bene. Riproviamo. Riproviamo ancora. Yes, man. What do you want to do you want, man? What do you want to do you want, man? Dai, dai, su. Oh, questo fa male, cazzo, eh. No, no, no! Guarda, oh! Raga, questi sono tozzi, eh? Vabbè, avete... Ho capito. Basta. Là! Come fare piazza pulita col nostro mitico Nak, signori? Woohoo! Chi che abbiamo? Lo sape... Sì, ma rilascia... Ma per chi? Perché non era un segreto. Però in teoria è un segreto, perché è una porta. Non si spiega, va bene, ma andiamo avanti. Ma per favore. Sì, ma questi... Allora, che cazzo mi serve a rileva segreti se riesco benissimo da solo a vederli? I segreti. Mi devi dare un modo di vedere i pezzi della collezione. Sennò è tutto un cappero. Sì, allora ragazzi, ma non serve a niente, ma è inutile. Rileva segreti inutile proprio. Attenzione, altro rubino, quello che vi dicevo prima. Usando il potere per i rubini, gli attacchi di Crank sono molto più potenti ma costosi. Vedete, posso scambiarlo, siccome ho... Prendiamo questo qui di titanio, visto che ne ha 2 su 10. Cioè, io ne ho 2 su 10, vado a 3 su 10 anziché prendere il rubino che ne ho solamente uno. Quindi cerco di potenziare magari quelli un po' più... pieni, così almeno raggiungiamo prima il nostro obiettivo e sbloccheremo tutto quello che ci serve. Ancora, sì, ok, ma non va bene così, non ci siamo, ragazzi. Eh? Un altro? Bello. Dai, no, ma sì, cos'è? Oh, basta con queste wrecking ball, eh. Avete rotto, eh. E che capperino. Acciderbolina, acciderbolina. Oh! Sono arrivato. Dai, però, ma quanto sei lento. Nak, oggi non ci siamo, eh. Oggi non ci siamo proprio. Più grosso ancora. Cos'è sta roba? Ah, questi ragazzi sono quelli che odio di più, queste frecce malefiche. Ma scendiamo subito. Dove siamo? Un altro. Tanto a sto giro, raga, tutti li prendo. Li prendo tutti, ve lo giuro. Cascasse il mondo. Ogni buchetto che vedo. Ma li conosco tutti, li so a memoria. Ecco un altro rubino, cos'è? Ametista. Usando il potere dei reperti di ametista, la forza difensiva di Nak aumenta al massimo. Non lo abbiamo, potrei scambiarlo anche con quello di titanio, ma siccome sono uguali, non ce ne frega una beata. Minchia, andiamo avanti. Andiamo, dai, Nak, lo so che stai faticando, lo so, dai. Non ti preoccupare. Che adesso andiamo avanti, finiamo il gioco. In un episodio finiamo il gioco, Nak. Vado più veloce della luce, ve l'ho promesso, ragazzi. Vi prometto che al massimo 2 episodi e finiamo tutto. Sarò rapido, ucciso, veloce.
È già veloce, rapido, la stessa cosa, ma... Non fa un po' troppo freddo per andare in giro? Oh yeah, man. Ma forse non per l'algida Katrina. Molto divertente. In realtà fa caldo. Sei qui all'improvviso, si è acceso un fuoco. Oh, sì, l'avevo notato. Dimmi, dove si trovano esattamente il dottore e Lucas? L'ultima volta erano ospiti di Victor. Mi spiace, devo andare, il dovere mi chiama. Ciao! Che sta peggio di Robin Hood? Sì, Robin Hood. Ciao! È peggio veramente di Spider-Man. Ciao. Ma quello che cos'è? Quello è la causa di tutti i nostri problemi. Victor ha trovato una ventina di questi reperti giganti dentro la miniera. Ah. E ha in mente grandi progetti. Ma anche il dottore li vuole. Hai scoperto da dove arrivano le armi dei Goblin, Ryder? Da chi arrivano, sì. Li rifornisce un super Goblin di nome Gundar. Ma da dove arrivano, non lo so. Sembra che abbia una fabbrica da qualche parte, ma è così ben difesa che sarà difficile avvicinarsi. Se invece noi costruissimo un rilevatore... Lo ho già! In tutto simile a un reperto, per fare in modo che i Goblin lo portino con sé nell'aeronave, poi potremmo seguirli fino al luogo dove hanno la loro dimora. Ottima idea. Andiamo a liberare Doc. Bel piano, amici. Magari rincontriamo la tua fidanzata. Ehi. Che ne dici? Tu mi giudichi uno sveglio, vero? Beh. Hai capito, amici, che se la fa con l'assistente. Bravo, Mitch. Io lo sapevo che Mitch era... è un attimo. Cominciato adesso. Sì, poi... Guarda che roba. Ma che capperina. Ottimo lavoro, Nak. Grazie, c'è bisogno anche tu che me lo dici. Guarda te che elemento. Ma che gente, guarda, certa gente come te, amici, ti dovrebbero eliminare subito dalla nascita. Ok. Niente, praticamente rileva segreti è una cosa proprio inutile. Non serve un cazzo. Ecco. Questo ti leva metà vita, questo Wrecking Ball. Niente. Oh, mi fate giocare? Posso giocare? E uno. Finito? Dai, sono un fottutissimo professionista. Ancora c'è? Ma dai, ma basta con queste Wrecking Ball. Ma ragazzi, ma cos'è? Oh, va proprio di moda, eh? Vi prometto, prossimo episodio giro per casa con la Wrecking Ball. Promesso, eh? Aio. Giù di sotto, non ci vai. Se non ci vai... Quanti ce ne sono? 3. Questi sono cazzi, eh? Che capperina è. Guarda che roba. Perché adesso... Madonna, se ti prendo te stacco le orecchie. Lo capisci che te stacco le orecchie? Eh? Te le stacco tutte le orecchie. Ehi, sembra la loro cella. No. Dov'è la loro cella? Fammi vedere, Nak. Non mi dite che ho saltato qualcosa, qualche reperto, perché non ci credo. Ho preso tutti. Credevo che dovessi salvare mio nipote, ma ti sei fatto catturare. Musica epica. Sì, beh, non è andata esattamente come previsto. E grazie per averci liberato. Perché ringrazi lui? Ho fatto tutto quanto io. Nak! Sei vivo! Ma basta, cosa va che mi fanno quei quattro pagliacci? Aspettate qua, non ci metterò molto. No, Nak, come fare? Comunque Nak è sempre più cazzuto. Scusate se prima sono scappato. Sì, metà vita mi ha tolto, ma cos'è? Ma per favore. Quanti ne arrivano? 70? Peccato. Di quella zozza. Porca! Fatemi sotto! Scusate se prima sono scappata. Sì, ripetilo un'altra volta, l'hai detto. Aspetta, va. Ce la posso fare, raga, ce la posso fare. Peccato che Victor non sia
Ah, questi con gli scudi sono odiosi. Basta prenderlo da dietro. Basta prenderlo da dietro. Che fa male molto. E allora, cosa fai te, eh? Che cosa fai te, eh? Guarda questo. Cosa guardi con quei due occhi, eh? Cosa fai, eh? Cosa fai? Oh, cosa fai? Scusate, eh? Tutto sbagliato. Oh! No, no! Guarda questo se le va in cerchia, questo scudo. Porca miseria. Ancora? Basta. Oh. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, andiamo avanti. Non ci perdiamo in chance. Ok. Ma no, qua c'è un rileva segreti, vedi? Che non avevo visto. Fortuna c'è un reperto più che rilassi. Sì. Fermatelo. Vai con lo scudo, vai. Sì, te faccio un'onda. Te faccio una di quelle peruzzette. Già, così facile? Troppo semplice, troppo semplice, dai, su, troppo semplice. Eliminalo. Ma è inutile che continui a scappare, perché tanto te vengo a prendere, lo capisci? Oh, qui, quando hai finito di scaldare il cioccolato caldo... Ok, andiamo. Così li chiamiamo gli scalda... lo scalda full... scalda fondente, scalda dalla fondente. Dai, via. A posto. Cosa? Ancora. Ma ne fai... aio, ma ne fai un po'... No, non me lo cucinare troppo. Non me lo cucinare, t'ho detto non cucinarmelo troppo. E lei se ne va. Magari anche con il nostro Mitch. Eh? Bel lavoro, Mitch, bravo, complimenti. Quella donna. Incorreggibile. Senti, perché non vieni da me a Monverde per qualche giorno? Ho un'idea di cui vorrei parlarti. Ma fa la mucchiata con... la donna. Quanti anni ce l'hanno loro? Ok. Monteverde. E andiamo subito con I Wanna Be The Guy, raga. Wanna Be The Guy. Vanno alle ciance. Tocchiamo sto gioco di merda.